La seduta è ripresa. Ha facoltà di replicare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, sono molto onorato e, come ho già anticipato anche al Senato, avverto forte la responsabilità di parlare in quest'Aula. Rivolgo anche qui un saluto al Presidente della Repubblica e, nell'ambito delle sue prerogative costituzionali, ovviamente ha presieduto all'attività di formazione e all'iter che ha formato questo governo, e quindi gli sono doverosamente grato per tutto quanto ha fatto sin qui. È stato in qualche intervento richiamato un recente provvedimento approvato dal governo uscente, dall'esecutivo uscente, in materia di confisca dei beni. Benissimo, assolutamente. Nessuno vuol disconoscere quel che è stato fatto dal governo uscente sul punto e nessuno si permetterà mai di disconoscere quello che hanno fatto gli esecutivi pregressi. Dobbiamo lavorare tutti uniti e, se anzi mi consentite, vorrei qui ricollegarmi al ringraziamento per il Presidente Mattarella, perché una delle cose che più mi ha addolorato nei giorni scorsi è stato quando c'è stato un attacco alla memoria di un suo congiunto sui social, adesso non ricordo esattamente, e su questo veramente è stata una cosa che mi è dispiaciuta. C'è molta attesa nel Paese e c'è molta attesa anche in quest'Aula. Molti degli interventi mi sollecitano e sollecitano questo esecutivo a articolare quelli che sono gli obiettivi in modo molto più puntuale. Certo, ne siamo consapevoli, però ecco, ci siamo appena insediati. Non chiedeteci degli articolati normativi, non chiedeteci il dettaglio di quelle che possono essere specifiche iniziative legislative, perché stiamo costituendo gli uffici, abbiamo appena giurato, oggi siamo qui per sottoporre alla vostra attenzione, nell'ambito delle vostre prerogative, anche per chiedervi la fiducia. Quello che possiamo assicurare a voi, al Paese, è che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo a quelle anticipazioni che sono state, che sono contenute nel contratto di governo e anche nelle dichiarazioni che ho qui depositato. C'è molta attenzione, ci sarà molta attenzione da parte di questo esecutivo per l'impatto ambientale di tutte le iniziative economiche, per lo sviluppo sostenibile. Quando noi ragioniamo di sharing economy, di una blue society, noi pensiamo evidentemente alle imprese che si inseriscono in questo progetto, in questa direzione di sviluppo. Ieri ho parlato anche nelle mie dichiarazioni, ho tenuto a rimarcare, esprimendo una mia personale sensibilità, di responsabilità sociale d'impresa. Questo significa, ecco, che la politica si riappropria della sua direzione anche di guida. Interventi al Sud. L'abbiamo già chiarito, sì, è vero, forse nel contratto qualcuno è rimasto disorientato perché ci sono poche righe e c'è un rinvio diffuso ai vari argomenti. Avere un ministro per il Sud è stato un gesto di grande attenzione. Tenete conto che, come forse a voi noto, ancora oggi nel nostro Paese non riusciamo a utilizzare appieno tutti i fondi che sono destinati al Sud. Quindi un'opera di razionalizzazione per quanto riguarda l'utilizzo di questi fondi già sarebbe un primo passo avanti. Si è parlato anche molto di infrastrutture. Veniamo contestati perché si dice che questo governo non si è dimostrato affatto sensibile alle infrastrutture. Vogliamo operare una valutazione costi-benefici per le infrastrutture,
Pensiamo anzi che le infrastrutture e gli investimenti produttivi siano un passaggio fondamentale nella politica di crescita che vogliamo sollecitare e favorire per questo nostro Paese, quindi sicuramente non ci sottrarremo agli investimenti nelle infrastrutture. Io sono del Sud, ricorderete in Puglia che cosa è successo nel trasporto regionale, la tragedia che è occorsa tempo fa. Quindi pensare che ci sia un binario su cui poi si sono scontrati dei treni e non ci sia un adeguato nel Sud, un'adeguata rete ferroviaria, è una cosa che non mi lascia assolutamente indifferente. Oggi ho sottolineato in Italia gli appalti non partono. Abbiamo un codice degli appalti pubblici che da 2 anni in pratica non viene applicato. Cercheremo di valutare bene il ruolo dell'ANAC, che non va depotenziato evidentemente. Possiamo valorizzare l'ANAC, ma in una funzione anche, una prospettiva diversa, di prevenzione. Qualcuno ha lamentato che non c'è più sensibilità, anche se era stata anticipata in campagna elettorale, per quanto riguarda il mondo bancario. Stiamo maturando la valutazione che ci sia da distinguere, sia opportuno distinguere tra banche di credito che erogano credito e soprattutto sono caratterizzate, fortemente caratterizzate a livello territoriale, quindi hanno un legame forte col territorio, e invece banche di investimento, diciamo così, più votate alla speculazione. Qualche intervento ha riguardato il reddito di cittadinanza. L'unica cosa, ecco, che tengo a precisare che il reddito di cittadinanza non è stato e non sarà da noi concepito come una misura meramente assistenziale. Non l'abbiamo concepito in questi termini. L'abbiamo invece concepito e lo struttureremo, questo intervento, come un sostegno per il reinserimento lavorativo. Noi non diciamo che va tutto bene nel sistema giustizia. Noi partiamo da una diagnosi forse un po' diversa da quella appena riassunta. Siamo consapevoli che i processi, soprattutto civili, ma anche penali, non funzionano. Siamo consapevoli del fatto che oggi la giustizia, forse non ce ne siamo accorti tutti, è diventata censitaria. In materia di autonomia mi è stato riconosciuto che abbiamo già espresso sensibilità, certo. In materia economica questo governo ha l'ardire di poter anche promuovere delle nuove politiche economiche. Questo significa evidentemente volere in tutti i tavoli, in tutte le sedi, presidiare questi tavoli esprimendo una direzione, volere promuovere politiche che favoriscano la crescita sociale ed economica. Questo però sarà fatto nel rispetto dell'obiettivo già esplicitato di discesa progressiva del debito. Noi siamo per negoziare su questo fronte anche a livello europeo con i nostri partner europei e quindi ci siederemo a quei tavoli volendo esprimere anche un indirizzo politico e ci auguriamo di avere la fermezza e la risolutezza per essere ascoltati dai nostri partner. Noi dobbiamo fare in modo, agire a 2 livelli, soprattutto con il sistema pubblico della burocrazia. Da un lato dobbiamo agire in direzione della deburocratizzazione e dall'altro poi contrastare la corruzione a tutti i livelli. Per quanto riguarda il primo fronte, deburocratizzare cosa significa? Significa operare un censimento rigoroso di tutti i procedimenti amministrativi e ricondurli ad unità. Questo significa, ecco, uno degli strumenti è completare la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il secondo fronte, quello della
i reati contro la pubblica amministrazione, sì, lì dobbiamo combattere la corruzione. Abbiamo parlato nel nostro programma, c'è il DASPO per corrotti e corruttori, e poi abbiamo previsti anche agenti sotto copertura. Conflitto di interessi, vexata questio in questo Parlamento. Cercheremo di riprendere in mano questa questione, lo faremo al più presto. Noi non arriviamo per stravolgere cose, per capovolgere. Questo vale anche per la buona scuola. Noi in materia di buona scuola abbiamo ragionato con tanti, se mi permettete, stakeholders, tanti soggetti interessati, iniziando dai dirigenti, insegnanti, esperti. Ci sono delle criticità su cui intendiamo intervenire. Per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, abbiamo ovviamente indicato delle direttive che orienteranno la nostra azione. C'è l'esigenza di gestire flussi migratori. Fino adesso questa gestione a livello europeo, penso che potrete tutti concordare con questa valutazione, si è rivelata fallimentare. Difenderemo gli immigrati che sono regolarmente sul nostro territorio, cercheremo, anzi vogliamo, procedure celeri, certe, per tutelare ancor più coloro che godono, aspirano a godere dello status di rifugiati. Flat tax, c'è da operare una riforma. Noi abbiamo enunciato la prospettiva di riforma, mi sembra che sia molto chiara, è stato oggi in qualche intervento, c'era qualche dubbio, ma abbiamo previsto un sistema di aliquote, abbiamo previsto anche di recuperare in qualche modo i criteri di progressività, perché ancora una volta torna in gioco le nostre previsioni costituzionali, ci sarà anche un sistema di no tax area. Ma guardate che la legittima difesa sul piano applicativo ha dato adito a tante incertezze. Forse noi non riteniamo che ci sia una grande differenziazione da fare di fronte a uno stato oggettivo che la giustifichi tra ore diurne e notturne, però lavoreremo anche qui nel rispetto dei principi costituzionali e sottoporremo alla valutazione di questo Parlamento e alla vostra valutazione quello che sarà il frutto del nostro intervento, della nostra proposta di intervento normativo. Su una cosa saremo inflessibili. Vogliamo che tutti questi interventi in materia sanitaria siano guidati da un principio direttivo, ispirati a un principio direttivo. Nelle scelte dei responsabili sul piano manageriale delle strutture sanitarie non vogliamo l'influenza della politica. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Hanno votato sì 350, hanno votato no 236. La Camera approva.